Anche se non cantiamo con la lingua, dobbiamo cantare con il cuore, fratelli e sorelle, perché il Signore anche oggi ci raggiunge con la sua parola e con il pane di vita. Questa parola che ci ricorda quel grande miracolo che segna da sempre la nostra vita, ho detto da sempre. L'abbiamo ascoltato nella prima lettura, la chiamata al profetismo di Geremia. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. C'è un progetto che il Signore ha per ciascuno di noi e lo ha pensato da sempre. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato un brano della lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, laddove l'Apostolo dice che il Signore da sempre ci ha pensati santi e immacolati al suo cospetto. Dunque c'è un progetto. Tutti siamo chiamati a renderci pronti, disponibili, ad essere servitori della parola che ci viene annunziata, servitori che l'annunziano in modo diverso. C'è chi l'annunzia con la parola, c'è chi l'annunzia con la vita, tutti di sicuro. Con la nostra vita dobbiamo rendere credibile la parola del Signore che ci viene consegnata continuamente. Per cui da annunciatori diventiamo testimoni. Ci sono coloro che annunciano e testimoniano. Nessuno può sottrarsi a questa invasione della parola di Dio nella nostra vita. Una parola che Gesù ricorda ai suoi concittadini nella sinagoga di Nazareth. Il brano del Vangelo che ci è stato proclamato prosegue quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa, quando Gesù nella sinagoga legge il brano del profeta Isaia, poi conclude e dice, è il brano quello che ricordava: sono stato mandato per annunziare un anno di grazia, la libertà ai prigionieri, agli afflitti, la gioia, e conclude: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. C'era fermento quel sabato nel piccolo villaggio di Nazareth. Era arrivato Gesù, il figlio di Giuseppe, di Maria. Di lui ascoltavano. Aveva compiuto qualche miracolo a Cana, a Cafarnao. Erano lì pronti a vedere che cosa avrebbe fatto nella sua città. Erano, dice il Vangelo, tutti gli davano testimonianza, parlava bene. Erano meravigliati delle parole che uscivano dalla sua bocca. Non è costui il figlio di Giuseppe? E si aspettavano che anche per loro ci fosse un segno particolare. Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quando abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui, nella tua patria. Il desiderio è di vedere, di lasciarsi sorprendere, non di credere, sorprendere da qualche gesto insolito, impossibile a molti, possibile a pochi. E Gesù continua: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. E ricorda alcuni miracoli nell'Antico Testamento, il profeta Elia, che annunzia la carestia per 3 anni e 6 mesi, e fu mandato soltanto a una vedova pagana di Sarepta, il profeta Eliseo, che guarisce un siro, non uno dello stato della religione ebraica. Gesù richiama loro che non è venuto per fare dei segni, per sorprendere, ma per annunziare la parola. E di fronte a questo linguaggio di Gesù, lo stupore, l'attesa, si cambia in sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città, lo condussero sul ciglio del monte e poi, ecco, conclude: ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Lo stupore li blocca.
Che cosa attendiamo noi dalla parola del Signore che ci viene consegnata? Che cosa desideriamo? Vedere, toccare con mano il realizzarsi di questa parola? O dare credito al Signore che ci annunzia questa parola, che diventa regola per la nostra vita? Non abbiamo bisogno di segni, non abbiamo bisogno di miracoli. Abbiamo bisogno di credere in colui che ci parla, in colui che viene per noi, viene a salvarci, viene a compiere il miracolo più vero, strapparci dall'anonimato e dalla condanna del peccato e renderci partecipi della figliolanza divina. Una volta che questo miracolo accade nella nostra vita, che cosa dobbiamo fare? Se la parola di Dio ci converte, se la parola di Dio suscita in noi il desiderio di un impegno, cosa dobbiamo fare? Ce l'ha ricordato l'Apostolo Paolo nel lungo brano della seconda lettura, quello che è chiamato l'inno della carità. Anche per oggi avete un compito per casa. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, quello che abbiamo ascoltato. Ed è bello prendere questo brano tra le mani, mettersi davanti al Signore nel silenzio e rileggere e accogliere, capire quello che ci viene chiesto, quante cose esige la carità. Benevola, magnanima, non è invidiosa, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto. E allora ogni affermazione di questa parola cosa suscita in noi? Sono pronto, sono un egoista, sono uno che pensa soltanto a se stesso, uno che si vendica del male ricevuto? Siamo capaci nella nostra vita di mettere in atto la sintesi molto bella che fa l'Apostolo. La carità cosa fa? La carità vera. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. E questa carità, la virtù della carità non avrà mai fine. La fede non servirà più quando saremo davanti al Signore, non abbiamo più bisogno di credere, siamo là. Non abbiamo più di sperare, ce l'abbiamo davanti. Ma la carità rimarrà, continueremo ad amare. È il primato di questa virtù, che fa della nostra vita un inno costante di amore al Signore e ai fratelli che camminano con noi, forti di quella stessa parola che raggiunge ognuno di noi e ci pone nella stessa situazione: attenzione, ascolto, fedeltà, rispetto, amore. Che bello questo programma che il Signore anche oggi lascia a tutti quanti noi. Il primato della carità. Rileggiamo questa pagina del Vangelo, cerchiamo un po' di spazio di silenzio e personalizziamola. Queste domande, queste caratteristiche, ripensiamole per noi, non sono dette a caso, sono dette a ciascuno di noi e da ciascuno di noi il Signore attende la risposta piena dell'amore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio
Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la parola di Dio, accolta nella fede, ci dice che tutto concorre al bene per quelli che lo amano. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità dell'ora presente. Diciamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per la Chiesa, sempre più sollecita del vero bene di tutti gli uomini, riponga la sua fiducia non nei mezzi umani, ma unicamente nella grazia. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per il popolo santo di Dio, sia fedele al messaggio evangelico e lo accolga come nutrimento essenziale per la propria vita. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per i ministri del Vangelo, proseguano con coraggio e pazienza nella missione di promuovere l'unità dei cristiani e di testimoniarla nella carità. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per i fidanzati, in preparazione al sacramento del matrimonio, crescano nella fede e nella stima reciproca, aiutandosi a scoprire il disegno di Dio sul loro amore. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucarestia, la chiamata del Signore risuoni nel nostro spirito e ci guidi a vera conversione. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. La tua bontà, o Padre, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare che la tua misericordia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.